Buongiorno! Oggi vi porterò in un'esperienza un po' diversa dal solito. Sin da quando ero bambino, non so per quale motivo, ho una sorta di feticismo nei confronti dei posti abbandonati. Ne ho visitati già tantissimi, ma non ho mai filmato quando sono andato in questi posti. Invece oggi ho deciso di portarvi con me. Ovviamente non andrò da solo, ma ho chiamato l'amico più grosso che ho, ovvero Dadda. Questo è il vero motivo per il quale ho chiamato Dadda. Sì, questo certo. Braccio tamarro che c'hai! In questo preciso momento uscirò di casa, andrò a prenderlo e assieme ci dirigeremo verso l'acquapark abbandonato di Pantigliate in provincia di Milano. Una struttura che ormai è stata abbandonata circa 7 anni fa, quindi agosto 2014. E in questo momento vogliamo semplicemente vedere in che stato si trova. L'unica cosa che vi chiedo è di farmi sapere qui sotto nei commenti se questa tipologia di video vi può piacere, ma soprattutto consigliatemi tantissimi altri posti incredibili e soprattutto abbandonati da visitare. Questa è la mia macchina, una Lamborghini del 2004, che qualche fan un po' di anni fa ha pensato bene di rigarmela completamente. Grazie mille. Mamma mia che rombo! Ovviamente il climatizzatore non funziona senza l'inserimento di questa monetina. Dada, ci sei? Sei sempre in ritardo, sei. Sei pronto a picchiare qualche spirito maligno? Hai portato una mazza da baseball. Ma va a fare tu la mazza da baseball, basta il tuo braccio enorme. Sì, il mio braccio è enorme, è rimasto Gallipoli con gin tonic, il mio braccio. 10 minuti sono lì. Va bene. Ciao. Mi raccomando, non state al telefono mentre si guida. Ve lo giuro, sono troppo contento. Saranno più o meno 10 anni probabilmente che non visito un posto abbandonato. Sono arrivato sotto casa di Dadda e gli ho appena mandato questo vocale. Dadda, scendi che ho fatto un incidente qui sotto. Cazzo, scendi per favore. La sua risposta è stata: tua madre, smettila, arrivo. Tamarro che non sei altro. Tu sei un tamarro. Ti do due informazioni sul posto che andiamo. Vai. Sono morte persone. Non ci credo. No, si trova a Pantigliate. Ok. Fuori alle porte di Milano, quindi boh, un quarto d'ora da qua penso. Mm. E il posto è stato chiuso ad agosto 2014. Per è fallito. Guarda le immagini di quando funzionava. Tra l'altro lì in parte non c'è solo l'acqua park, c'è anche tipo una spa abbandonata e un palazzetto. Ma puoi andare a visitare un posto abbandonato e portarti qui? Fai vedere. Ma ragazzi, lo spuntino si porta sempre. Lo spuntino proteico. Sempre via, sempre, sempre. Anche nei posti abbandonati. Mi sa che è qui, o no? Sì, è questo, è questo. Non bisogna mettere la mascherina dentro? No, devi, per entrare devi salire nel carrello e ti spingo dentro. Lancia. Oh, oh! Da. Ragazzi, specifichiamo che non stiamo andando per vandalizzarlo, ma semplicemente per vedere com'è. È pura curiosità e non vogliamo nemmeno denigrare questo posto che purtroppo è andato in fallimento. Lì dietro non so se si vede, ma c'è uno scivolo del parco, quindi non abbiamo ancora capito come cazzo entrare. Allora, qui siamo all'ingresso, c'è la strada, l'entrata, qui ci sono le casse e qui è dove ne entravano le persone, sostanzialmente. Secondo me qualcuno ce la possiamo portare a casa. Ma per prendere il sole, non so. Mamma mia, quante sono. Abbiamo trovato il primo ospite di questo posto. Il primo ospite indesiderato. Questa qui è una cassaforte. Non so cosa potesse servire in questa sala. Mentre qui tutti i contatori che gestivano l'alimentazione del parco. Io non capisco il senso di entrare in un posto e vandalizzarlo in questo modo. Cioè, ho capito la curiosità di visitare un posto abbandonato come nel nostro caso. Ma perché entrare e distruggerlo? Perché sfogare la propria rabbia in questo modo? Questa stanza non so a che cosa potesse servire. Non lo so. Dall'entrata adesso proseguiremo in questa direzione e laggiù c'è la parte principale del parco. Comunque a me fa una tristezza
vedere un posto così, che immaginarlo dove... pieno di, esatto, di immaginarlo come l'abbiamo visto nelle immagini, pieno di gente, e adesso è così, non c'è nulla, tutto distrutto. Lì ci sono delle videocamere, ma pensiamo ovviamente che siano staccate, e speriamo che siano staccate. Acqua ovviamente putrida, e lì ci sono due scivoli abbastanza grandi, vediamo se si riesce a salire. Stiamo percorrendo la salita che veniva utilizzata per salire sugli scivoli. Siamo arrivati quasi in cima, pazzesco. Uno scivolo qua, quattro qua sopra. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sono cinque. E poi laggiù in fondo ce n'è un altro. Qui solo questi. Però era piccolo comunque. C'è un acquapark piccolo. Sì. Ma dici di fare questo o quelli sopra? No, non su? Sì. Andiamo a vedere, dai. Sì, ma dici che ci reggano? Sì, occhio qua. Non bene qua, eh. Occhio. Qua è tutto traballante. Madò, che strano vederli così. E questi però non puoi farli. Tu avresti coraggio di fare quello? Fino in fondo. Non so, ci regge? Più che altro se non ci regge moriamo. Sì. E non è il caso. Questi sono impraticabili. Questa qua è la parte più alta del parco, sì, no? E qui c'è l'ingresso a tutti gli scivoli. Ne vogliamo fare uno. Cioè, fare uno, percorrerlo. Perché comunque acqua non ce n'è. Però questi qui, che sono chiusi, mi danno una sensazione claustrofobica. Comunque noi siamo saliti da qua, in realtà... Cos'era sto rumore? Cos'era? Era una voce questa, non era un rumore. Dai, scegliamo quale fare. Andiamo? Ho paura, cara, vai. Mamma mia. Guarda che siamo alti qui, No, è bloccato. È bloccato, no? Ah, no, non è bloccato. Con lo skateboard qua è fighissimo. È bloccato, dada. È bloccato. Ah. Non ci credo. No, dobbiamo tornare su. Perché? Sfocia nell'acqua. C'è una pozza d'acqua immensa. Stiamo risalendo. Proviamo a fare quello chiuso a sto punto. Io lo sento un po' traballante, Sì. Sinceramente. O stiamo facendo una cosa fighissima. O una gran stronzata proprio. Esatto. Scrivete nei commenti o stronzata o fighissimo. Com'è? Lo fai. Senti la voce. Lo facciamo? Sì. Dalla, c'è caldo qua, non si respira. Che si blocca? No, dada, io lo sento traballare. Sì, è vero. Sta traballando troppo, zii. Torna su. Vai a fare il culo tu e le tue idee. Non lo so, traballava, Vai, salta. Guarda quelle cose come... Vai. È tanto traballante, Ragazzi, abbiamo preso coraggio, vai. Non sappiamo dove sfoci lo scivolo, ma abbiamo preso coraggio. Oh. Vieni. Vengo? Com'è? Per ora è tutto ok. Non voglio fermarmi, non voglio pensare. No. Aia. Dai, dada. Aia. La tua voce sembra vicinissima. Ti ho detto prima. Comunque qui, Ricky. Ci sono animali, Cos'è sta roba? Pieno di impronte, non so se si vedono. Queste? Cos'è? No, zio, torna indietro veloce, c'è un'alveare enorme. Cazzo sopra. Dici? Veloce. Dai, sei serio? Sono serio. C'è un alveare. Dio Cristo, quanto era grosso. C'era un alveare così, attaccato sopra. Piano però, vai piano, ma sei pazzo? La madonna puttana, sono tipo, sai quando ti scotti? Non ci credo, sbucava qua il coso, quello verde. Quindi se non ci fosse stato l'alveare, da là in alto saremmo arrivati qua. Vuoi farlo al contrario? Magari non c'è più l'alveare. Sì. Saremmo arrivati... Oh! Stavo cadendo, dada! Te lo giuro, stavo cadendo. Cioè, non hai voluto fare quello scivolo là e vuoi fare questo, che è verticale. Appunto, è verticale, ti ustioni. Quest'acqua qui fa paura comunque, è bruttina, è proprio stagnante. Mamma mia che ansia, lì c'è una sedia. C'è anche una bicicletta dentro lì. Siamo qui in alto, da qui si vede tutto il parco. Laggiù ci sono altri due scivoli, quelli vabbè per i bambini. E laggiù in fondo, l'ultima cosa che visiteremo quest'oggi, scusate per l'affanno, è la spa, centro benessere, che è anche quello purtroppo abbandonato. Cioè tu vorresti fare questo? Cioè noi siamo qua? E questo è lo scivo, cioè è un salto nel vuoto. Però forse questa è quella là in fondo, è la luce di Dio. Lo faccio se lo fai, basta che mi dici com'è. 3, 2, 1, vai. Oh, stai disteso.
Dove sei? Ti sei fatto male? No, no. Non ti sei ostinato? No, zero. Fallo, vieni. Sei sicuro che non ti fai male? No, buttati giù e poi a un certo punto. Fermo qui. Oh, Madò. Bellissimo. Abbiamo recuperato gli zaini, stiamo scendendo. Questo è il risultato, non so. Sì, ecco qua, questa bruciatura dovuta a questo scivolo. Terminato questo scivolo, si va verso il prossimo, che è questo qua, qui davanti a noi. Questo è bello, eh. Ma ci buttiamo? Non è tanto sporca questa? No, no. È morbido perché è marcio o perché è veramente così? Non credo che crolli una struttura così. E fu così. Bellissimo qua. Figata incredibile. Lo facciamo correndo questo, Dada, insieme? 3, 2, 1, vai. Corri. Cosa che poi non ti fermi più. Adesso facciamo una gara per chi arriva prima là. Vediamo se hai le gambe veramente come dici di averle. Vai, mettiti come Marcel Jacobs. 3, 2, 1. Guarda che fottente. Guarda che quanti cipiti. Quei 5 metri te ne sì, forza. C'ho anche il ginocchio rotto, sì. Coglione. Sotto quello scivolo che abbiamo fatto prima abbiamo trovato anche questo passaggio. Cosa c'è? Ci sono i motori qua sotto. Mamma mia. Ah, si vede lo scivolo da dentro. Però è tutto bagnato. Lì sotto si vede dove è stato costruito lo scivolo. Non so se si veda qualcosa dalla GoPro. Però è tutto allagato qua. Adesso ci dirigiamo verso la spa, centro benessere. Oh, si rompe sta roba. Questo qua è distrutto, occhio. Ma è piccolissimo. Cos'è? Guarda cosa hanno lanciato qui, oh. Guarda che sono degli incivili, Non ci credo, ma che casualità è questa? Guarda cosa c'è scritto lì. Smegma. Pazzesco! Io mi chiamavo Riccardo Smegma Dose su Facebook una volta. Vabbè, è un segno del destino, Dadda, Oh! Qui è probabile, come abbiamo detto prima, che ci siano delle persone. Cosa fai con questa roba? Ci serve qualcosa. È troppo grande. Cosa questo? Sei, Thor? Dadda, ma lo ammazzi se tiri in testa qualcuno questo. Con questo. Tutto il vetro rotto. Qua fa già più paura. Non si bestemmia di fronte al papato. Comunque, raga, qui, ovviamente, come si capisce, c'era la piscina. Mentre qui che cos'è? Una piscina più piccola, un idromassaggio, cos'è? Sì, magari acqua calda. Oh, non bene qua, Cos'è? Candele, un pacco di candele. Cosa ti servono le candele qua dentro? Qui è tutto bruciato. Ma per cosa, secondo te? Tutto quanto? Ah, solo per scaldarsi, dici così. Qui c'era tutta l'acqua. Qua c'è un sacchetto, quindi qua ci abitavano. Cioè, c'è un sacchetto con magari roba da mangiare, capito? Qua c'è roba da bere. Magari qua era bello, Ah, andava fino all'esterno. Sì, pazzesco. Oh, lì Dada mi fa una paura. Adesso andiamo. Sapevo che me lo dicevi. Pazzesco, era bellissimo qua. Queste scale non sono messe benissimo. Immaginatelo con l'acqua, fatto tutto bene. Stupendo. Sì. Vedi, lì ci sono dei vestiti. Questa è una marmotta. Come una marmotta? No, è il coso del giubbotto. Perché qua hanno cercato di spaccarla così tanto sta stanza? C'è. Hanno fatto? C'è. Ma c'è una foglia di marijuana secca. È marijuana quella? Sì. Non ci credo, c'è una foglia di marijuana. Cioè, questa è una foglia di marijuana. Dada, non lasciarmi da solo però. Ma sono qui. Vai tu primo con sto bastone. No, questo posto comunque fa un'ansia. Sì, è vero, ci sono le frecce. Non capiamo perché ci siano delle frecce. Una qui e una laggiù in fondo. Non si vede, sì, eccole là. Se ci fosse qualcuno avremmo già sentito. Non è che una persona si muove così. Poi la sentiremmo comunque. Cosa? Marijuana? Sì. Ma veramente? È pieno di marijuana. È una pianta di marijuana questa. È ganja, cioè, è assurdo. Dada, guarda il muro. C'è la freccia. Vai, andiamo. Che ansia. Qua c'è rappresentata sia il diavolo, sia la Dark Polo Gang. Non si sa perché. Ma hai visto che in fondo là ci sono delle scale che salgono? Anche qua? Oddio. Com'è? Madò! Enorme. Fighissimo questo. No, non ci sono i canestri. C'è un canestro. Pazzesco. Guarda.
Tutte le ciclette buttate sugli spalti. Lì c'è un canestro ancora funzionante. Sai che sta partendo il Michael Jordan che è in me? Però là dentro fa ansia, là dentro. No, qua è bello, qua ci sta. È uno spazio aperto, ci sta, è figo. Sì, ma anche qua hanno bruciato tutto, dadda. Bruciato completamente tutto quanto. Mamma mia. Puzza di merda, zio. Aspetta che filmo, così abbiamo la luce. Vai. Come sempre ci addentriamo nei posti più bui. Altro spogliatoio. Infermeria qui. Anche qui ci venivano, Anche qua dentro ci venivano. Qua c'è la cucina addirittura. Qua c'è la cucina. Comunque era un impianto incredibile. Era enorme, sì. Ma vedi che c'erano le macchine della palestra proprio? Sì, sì, sicuramente c'era anche. Sì. Andiamo su di qua o andiamo dall'altra parte? Va. Ma questa è la stanza di prima? O un'altra ancora? Non sì, capisco. Sì, quella di prima. Ma quello dove c'era scritto spingere? Ma è pieno di foglie di marijuana, guarda! Tutte secche. Chissà dove sarà stata la pianta. Perché c'è una... Vieni qua. Vieni qua. C'è un albero lì. Questo è... Guarda per terra. Cos'è? Quelli che stanno sotto gli alberi. E perché l'hanno messa qua? Che cazzo ne so io. Adesso saliamo. Queste scale, le altre non erano molto raccomandabili. Ah, solo gli spalti qua. Questa è la tua zona. Zona palestra, tapirulà. Adesso mi alleno un attimo. È vero, c'è la mascherina nuova. Era anche bella grande la palestra, Un'altra stanza. Corsi magari. Sì. Perché qui facevano danza. Sì, sì, esatto, facevano danza, robe, corsi. Ragazzi, termina qui la nostra mini esperienza nell'acquapark abbandonato di Pantigliate. Tra l'altro, questa struttura qui ho letto che nel corso degli anni era stata proposta una riqualifica, cose così, ma nessuno si è mai voluto prendere la responsabilità di cercare di risollevare questo posto. Però speriamo magari che in futuro qualcuno ci riesca. Com'è stato secondo te l'esperienza? Una gran figata. È stato fighissimo. La parte della spa. Non capita spesso di visitare poi un acquapark abbandonato, fortunatamente. Fortunatamente, esatto. E niente ragazzi, il video termina qui. Io vi ringrazio come sempre. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché troppi di voi guardano i miei video senza essere iscritti al canale. E grazie di tutto. Ci vediamo. Grazie di tutto. Ma chi sono? Ci vediamo presto. Ciao ragazzi.